Aumento dell'8% sulle bollette della Tari, la tassa sui rifiuti a carico di famiglie, attività produttive e professionisti teramani da applicare per l'anno in corso. È quanto confermato durante l'ultimo Consiglio Comunale. Per l'amministrazione, come riferito in aula dall'assessore Tributi Stefania di Padova, si tratta di un rincaro dovuto a seguito delle disposizioni imposte dall'ARERA, l'Autorità Nazionale di Regolazione di Reti, Energia e Ambiente, che ha richiesto l'adeguamento delle tariffe a indici. È un aumento, diciamo così, imposto e calato dall'alto, se così vogliamo definirlo, perché in realtà a questi si aggiungono anche la rettifica dei contratti collettivi nazionali, che ovviamente sono stati recepiti anche quelli e hanno portato a un aumento sul costo del personale. Ma gli altri aumenti sono dettati unicamente dall'ARERA, che come spiegavo in Consiglio Comunale dal 2020 gestisce a livello nazionale quello che è il metodo tariffario dei rifiuti, in modo tale che i piani economici finanziari si possano effettivamente mantenere e calibrare. Nel 2020 ARERA aveva stabilito che, visto che si usciva dall'emergenza Covid, non sarebbe stato idoneo e opportuno applicare gli aumenti sulle annualità 2023 e 2024, perché dal 2020 il PEF è triennale. Un incremento significativo per le tasche dei cittadini teramani, su cui l'amministrazione comunale ha voluto precisare che l'aggiornamento dei costi del servizio avrebbe potuto raggiungere anche il 13%. Il Comune di Teramo, grazie ad una gestione oculata della Teramo Ambiente, è riuscito a contenere nel soltanto 8% generalizzato, perché ovviamente le tariffe poi sono, definiamole così, personali e vanno in base ai metri quadri, al numero degli abitanti che abitano in quella abitazione e dalla residenza o dalla distanza. Restano confermate quelle che sono le agevolazioni contenute all'interno del regolamento comunale, la maggior parte delle quali riguarda la parte variabile, così come viene mantenuto quell'onere al 100%, quindi quel carico che si assume il Comune di Teramo nei confronti di quelle persone che hanno ISEE al di sotto dei 5.000-6.000 euro di ISEE o hanno altri tipi di difficoltà economiche.